Si sblocca la casella, la voce punti, era importante farlo subito dopo la prima sconfitta qui a Parma, un inizio in cui insomma, si è preso un po' le misure dell'avversario, poi secondo tempo si è gestito bene il vantaggio acquisito. Sì, specialmente tre punti che abbiamo acquistato qui a Parma sono molto importanti. Abbiamo preso un po' il piede il primo tempo, abbiamo subito pochi gol, 10 gol, che per una partita va benissimo. Dopo la nostra qualità è saltata fuori, abbiamo allargato il gioco, dato la possibilità a tutti i ragazzi e alla fine è saltato questa partita, questo risultato. Senti, meccanismi che sono sembrati un po' più rodati, no? Rispetto a Ferrara, si è visto un po' più di gioco, di collaborazioni. Sì, ma anche questa partita si è confermata la teoria che ragazzi giovani spingono con la forza, non hanno ancora esperienza, però il campionato è lungo, importante difendere bene, in attacco ancora dobbiamo sistemare un po' le cose, per oggi già abbiamo visto le cose che migliorano. Sconfitta, la prima in casa. L'inizio avete anche messo in difficoltà l'MT, poi insomma avete una squadra molto giovane, campionato diciamo un po' di prospettiva, no? Sì, ci siamo trovati molto in difficoltà effettivamente quando Luciano Brancaforte è stato marcato a uomo. Scusa, Brancaforte? Sì, sì, no, tranquillo. È stato marcato a uomo, ma c'è da dire che era il suo primo allenamento, quello di ieri sera. Ha giocato, ha dato tutto, va bene così, non è una scusante per noi. Abbiamo regalato in difesa delle situazioni incredibili, eravamo sopra, abbiamo subito un parziale credo di 6-1 solo perché in attacco ci hanno marcato a uomo un giocatore che tra l'altro non è che avesse fatto tutti i nostri gol, era solo parte dello schema, diciamo. Va bene, sì, siamo giovani, ma il campionato richiede i punti anche essendo giovani, non è importante. Questa qua io la vedo un'occasione sprecata. Senti, l'MT invece come l'hai vista? L'MT è una squadra compatta perché si aiutano in attacco, si aiutano in difesa. Grubacic è stato veramente molto bravo, nel senso che dava via i palloni al momento giusto, andava dentro quando c'era da fare l'uno contro uno. Tra l'altro noi quando abbiamo cambiato la difesa lui ha fatto il break, stavamo recuperando, lui ha fatto il nuovo break con i suoi tir in appoggio, col suo 2 contro 2 col pivot. Ha giocato veramente bene, però sì, Norberti credo vi aiuti di più in difesa che in attacco, e siete una squadra compatta, trovate la soluzione bene. Immagino tra l'altro con il vostro nuovo palazzetto sarà molto difficile venire a giocare, di conseguenza per me oggi è una soluzione, un'occasione persa anche per quello.